La farmacia Costa nasce negli anni 60, l'apre mia nonna lasciando l'università dove insegnava, per una scelta familiare, direi che è stata aperta soprattutto perché mia madre si era ormai laureata e quindi per dare un domani a mia madre. Quindi da lì farmacista mia madre, farmacista io e farmacista mia sorella, quella più giovane, che lavora con me. E è una farmacia abbastanza conosciuta in città, soprattutto perché ha sempre avuto degli orari molto lunghi, addirittura 24 ore su 24, e perché mia nonna era una figura carismatica e quindi ha avuto dei riconoscimenti a livello cittadino. Noi viviamo un po' grazie anche alla sua fama, siamo andati avanti grazie a lei. E siamo improntate e tentiamo di dare più servizi possibili alla gente. I nostri servizi sono chiaramente medicali, quindi dalle varie prove della pressione, agli esami del sangue, all'elettrocardiogramma, agli holter pressori e cardiaci. Nutrizione, ultimamente ci siamo buttati sulla nutrizione, che troviamo sia forse una delle cose più importanti oggi. Abbiamo una nutrizionista che è la dottoressa Giovanna Casaccio. Abbiamo appena finito di ristrutturare la farmacia e in questo momento abbiamo deciso di fare degli altri servizi, di dare degli altri servizi ai nostri clienti. Noi riteniamo che siano servizi decisamente importanti e che possano aiutare a prevenire soprattutto. I servizi sono il Recaller, è un semplice esame del sangue prelevando il sangue dal dito del cliente e va a testare quelli che sono gli alimenti che danno infiammazione, quelle che tempo fa si chiamavano intolleranze. Che poi è stato visto che in realtà non sono intolleranze, ma è proprio questa infiammazione scatenata da gruppi di cibo. Poi facciamo BiomaPlan, che è un esame del DNA delle feci per vedere quelle che sono le disbiosi e quindi gli squilibri dell'intestino. L'ultimo apparecchio acquisito dalla farmacia è il dermatoscopio, che serve per studiare, analizzare i nei, un piccolo numero di nei, due o tre alla volta, per analizzarli e decidere se il cliente deve poi andare dal dermatologo a farsi controllare per prevenire il tumore della pelle. E poi abbiamo messo una cabina benessere, che dovrebbe riempire di coccole i nostri clienti. Allora, mi piacerebbe che la farmacia, che appunto adesso andiamo avanti io e mia sorella Simona, diventasse un centro di prevenzione importante. Così come mi piacerebbe che sanità e benessere entrassero nelle scuole. Ci potrebbero essere delle formazioni, almeno dalla terza media in poi, sia appunto a livello di benessere, quindi sport, tutto quello che può far bene e che i ragazzi devono sapere, devono conoscere, ma devono conoscere anche cosa li può aspettare e come affrontare al meglio la loro vita da grandi. Per me la farmacia Costa è innovativa, professionale ed etica.